Buon pomeriggio a tutti quanti, siamo collegati da Micro Megamondo come sempre. Vedete un'immagine di fiori, l'ho scelta oggi perché parliamo di argomenti anche molto colorati che spesso hanno a che fare con la natura e con i fiori, ma anche tante altre cose. E cambiamo sempre sfondo, così ci diamo da fare. Vi ricordo sempre i musei che sono finalmente riaperti, stiamo lavorando un sacco di novità alla Casa delle Farfalle, ad Esapolis. Invito tutti a venire ad Esapolis perché ancora molti non hanno capito che Esapolis non è uno spazio museale classico, ma con delle collezioni che sono sempre validissime da vedere, bellissime, ma tante parti interattive, anche molto moderne, animali dal vivo, eccetera. Quindi è importante anche visitare i musei perché bisogna sostenere la cultura. I musei non sono solamente qualcosa da visitare, ma da sostenere perché danno un sacco di opportunità a persone che hanno la natura di sviluppare poi progetti, e una di queste è proprio questa diretta che stiamo facendo, dove incontriamo tantissime persone e tantissime esperienze. Io saluto Riccardo che vedo collegato, eccolo qua con noi. Ciao, ciao Riccardo. Ciao a tutti. Certo. Mi permetti, Riccardo, che salutiamo Enrico, che è sempre un master, dobbiamo assolutamente salutarlo. Gli siamo molto vicini, lui ci è vicino tantissimo, lo ringraziamo. Enrico Stella, grazie di essere sempre con noi, collegato in diretta. Anche oggi, Riccardo, avremo veramente, io non so quale puntata non è speciale, poi anche quelle che ci sembrano così, non meno speciali perché sono meno belle, ma perché magari gli argomenti sono un po' diversi da quelli che noi seguiamo e ci occupiamo, ci appassionano, magari meno diventano poi speciali anche per noi, perché poi svelano dei dettagli anche piccoli delle volte che ci fanno vedere le cose in modo diverso. E oggi Poi, proprio essendo questa, che sei sempre gente diversa, effettivamente non ce n'è una uguale all'altra, perché c'è no, no, un turnover continuo di persone, per cui. intanto io voglio, a nome così anche della Butterfly Arc e Esapolis, di questo progetto ringraziarti tantissimo a tutti coloro che partecipano, ma tu stai dando un contributo incredibile, fresco, Va quel che importante. si può, come si dice dalle mie parti. Poi ricordo a tutti, tu sei un biologo evoluzionista, sei impegnato in un dottorato di ricerca, adesso in Francia, hai parecchi impegni, magari nelle prossime puntate hai difficoltà a raggiungersi come orari, noi porteremo pazienza, faremo in modo di tenerti in tutti i modi dentro il possibile, in modo che tu riesca ad arrivare in tempo, perché è un lavoro molto impegnativo, no? In campo. Sì, infatti anche oggi ho fatto appunto tutta una serie di trappolamenti, insomma, appunto per mettere delle trappole a feromoni, e ho finito poco fa e poi è anche stancante perché comunque sono 250 km di montagna da fare, quindi insomma. Diciamo che il dottorato non è sempre dietro una scrivania, no? No, no, meno male, cioè, Però meno tu hai male. anche tanto, tanto lavoro poi dietro la scrivania perché devi elaborare dati e fare studi importanti, no? Tu ti Beh, stai occupando del corso. sicuramente il lavoro di campo come diciamo impiego di tempo è la minoranza, cioè ci sarà un 10, ma che 10, un 5% del tempo totale, anche se comunque è importante, però è sempre una parte minore rispetto a quello che è l'analisi poi dei dati e la preparazione, insomma, dei campioni, eccetera. Poi, Riccardo, se ricordi l'ultima volta che ci siamo visti, ho cercato di fare un quesito abbastanza facile, ci divertiamo anche con queste cose, no? Lo rifaccio andare, che indovina chi sono, abbiamo preso questa abitudine di mettere delle immagini, scusate se per qualcuno magari è banale, ma non per tutti. L'ho messa perché mi ha sempre affascinato una certa cosa nel mondo degli insetti. Sai, quando vedi qualcosa che non sta in equilibrio, di solito le forme di occhio, no? Le troviamo spesso nel mondo degli insetti e non solo, negli uccelli, dei disegni, dei alari, dei pesci, nella coda, tutte sono state molto bene spiegate, abbastanza bene, però c'è sempre da scoprire, no? Però queste forme che poi, questa assomiglia a una cifra, ma in verità sono un po' a spirale, no? L'occhio si rompe un po' qui, la forma, e anche in specie di falene ho visto che riprendono qualche volta anche questo tipo di, una rebus, per esempio, il gruppo di falene orientali, eccetera, che hanno queste forme particolari, mi ha sempre affascinato. In questo caso andiamo a svelare, per chi non l'avesse indovinato, tu l'hai indovinato sicuramente, no? Che cos'è questo? Magari puoi dirlo tu, così non ti voglio far fare brutta figura, Vorrei, io con questi ma tu quiz, vai tranquillo perché. non vado molto forte. Io avrei detto che è un uccello, o meglio, non un uccello, un occhio finto di una mantide, però. Eh sì, hai indovinato perfettamente, è una mantide molto speciale, sono quelle mantidi di fiore, no? In questo caso una specie africana, che una pseudoclobotra, ha preso un'immagine in giro, abbiamo di bellissime anche di nostre, ma non ce l'ho fatta nei tempi, tanti lavori da fare, e spero non si offenda chi l'ha messa, non so chi l'ha fatta all'epoca, è una mantide che gira
spesso perché è un vero gioiello, come vedi, anche di colori, eccetera, è fantastico. Infatti anche chi le alleva, anche chi le alleva le apprezza moltissimo queste specie. Io ho visto anche dal vivo ovviamente la specie anche in Asia, il Creobotra, non la pseudo Creobotra, che hanno sempre la tendenza ad avere sia a Sri Lanka sia in Thailandia, altre specie che ho trovato che sono veramente fantastiche, e quando li incontri hanno questo disegno particolare dell'ala che è sicuramente qualcosa che imita, vuole essere appassionato, perché quando le vedi anche con le ali aperte te le mettono, te le girano proprio di fronte in modo che da creare una faccione, no, che ti guarda così, che intimorisce. Allora, questo è l'insetto misterioso. Adesso naturalmente ve ne faccio vedere un altro che poi lo riprenderemo, perché adesso andiamo dietro ogni cosa c'è una piccola storia. Vi ho detto questa cosa dell'ocello che un po' ricorda, no, le nebulose, le forme a spirale. Non è facile trovare in natura disegni a forma di spirale di questo tipo, per quello ve l'ho fatto vedere un po' come una curiosità. E poi vi faccio vedere questo che sicuramente i nostri amici che verranno fra poco lo conosceranno, ma non ce lo sveleranno sicuramente, perché loro sono Filippo Di Giovanni, grazie che a te, diciamo, sono venuti qui da noi dell'Università di Pisa, che si occupa in biologo, si occupa di lotta biologica, e Davide Del Pos, che sta facendo dottorando all'Università Centrale della Florida, e che si occupa di cose assolutamente assurde, che ci dirà lui adesso, perché anche per gli entomologi comunque il metasoma degli imenotteri, pneumoni, penso che insomma quei segmenti che stanno lì tra il torace e l'addome, se ce lo spiegherà meglio lui. Io non voglio dire delle corbellerie, anche se lo so. Sono cos'è. Cose che non abbiamo tutti sulla punta della lingua, diciamo. Anche perché, diciamo, l'evoluzione. Io adesso li faccio entrare anche con noi nella chiacchierata. Naturalmente loro non ci sveleranno. Ciao Filippo, ciao Davide, grazie a con noi. Ciao, grazie a voi. Allora ciao Riccardo. Prima che vi venga voglia di dirci che cos'è, perché voi l'avete capita, ma io cerco di trovare immagini stimolanti. Voi sapete che questa è sicuramente una storia bellissima, dietro quella zampa c'è cioè una meraviglia. Ma tu hai già svelato in parte che cos'è, non va mica bene però, eh? Ma sì, questo ma noi vogliamo, non vogliamo lasciare troppo mistero, se lo lasciamo una zampa si vedeva, dai. Ci voleva poco quello, certo, ma è veramente un animale spettacolare, e un gruppo, anzi, da una famiglia, se vogliamo, una cosa di molto spettacolare. Ma voi oggi, vi ringraziamo moltissimo, siete qui per parlarci degli imenotteri, che sono molto particolari, che mi hanno sempre molto affascinato, soprattutto alcuni perché hanno questi ovopositori molto lunghi e colpiscono, diciamo, magari anche chi non è addetto ai lavori prende paura, diciamo, che cos'è questo animale. In verità ce ne sono tantissime forme, grandi e piccole, medie, eccetera, che hanno un'importanza dei cicli, diciamo, della natura, nel controllo biologico, anche perché abbiamo anche qualcuno che viene dalla formazione agraria e biologica, diciamo, lavoro agraria, perché questi animali sono studiatissimi anche nell'applicazione, non so, della lotta biologica o nello studio degli animali. Stiamo parlando di pneumonidi. Ecco, io a questo punto vi lascerei a voi la parola per raccontarci chi sono questi insetti e quanti sono, quanti se ne conoscono, come possiamo riconoscerli così in generale. Perfetto, grazie Enzo. Intanto comincerò io un attimino con ci divideremo la presentazione in due. La prima parte, molto veloce, la farò io sulla biodiversità, su cosa sono, quanti sono, e fantastico. Poi lascerò l'altra parte della presentazione a Filippo, che si occupa maggiormente di queste cose, delle cose della è la parte più rognosa, non è vero, solo per quello. Io so che prima non vi conoscevo, scusate, conoscevo solo di fama attraverso poi Riccardo, ma devo dire che siete simpaticissimi, e questo veramente mi fa molto piacere. Se succede che scappa qualche battuta, non offendete, non vogliamo togliere importanza all'argomento, anche perché noi siamo dentro con tutta la pelle in queste cose, e autofaremo del male da soli. Però un po' di ironia noi l'abbiamo sempre tenuta, un po' avete visto anche prima, indovina animale misterioso, ricordatevi che alla fine vi ho preparato una vignetta che vi riguarda il vostro argomento, ecco. Non voglio però togliere importanza. Quindi Davide, che cosa vuoi che condivida l'immagine che c'hai inviato? Sì, ecco, possiamo partire così. Una cosa che volevo dire su Filippo è che sostanzialmente lui è stato un pochino il mio maestro, ecco, sull'ambito degli pneumonidi, perché quando ho cominciato a fare la mia tesi di magistrale, sostanzialmente lui è stato quello che mi ha aiutato, mi ha introdotto, e quindi sono molto felice di essere qui a presentare qualcosina con lui.
Speriamo anche un giorno, Filippo, di riuscire a concludere un articolo insieme. Scusa, non ho detto agli ascoltatori che tu sei in Florida in questo momento. Sì, esattamente, però per me va benissimo. Grazie alla tecnologia. Di solito Filippo è collegato dalla Francia. Abbiamo fatto Davide, ma quindi sono tipo le 7, le 8 da te, no? Sono le 6, è mezzogiorno adesso, mezzogiorno, perché da voi sono le 6 di sera. Ah no, beh giusto, perché voi siete sulla costa est, c'è meno fuso, perché mio fratello invece è in California, ci sono credo 7 ore di fuso orario, è sempre lì che fa colazione quando ci chiamiamo. A proposito, giusto di parlare di animali che pungono e fanno delle cose, voi vi hanno punto, ho capito, l'alleodotto che arriva lì in Florida, cosa sta succedendo? Sì, siamo, il governatore ha dichiarato stato di emergenza perché hanno hackerato, si pensa i russi, hanno hackerato la pipeline che porta l'oleodotto, che porta sostanzialmente la benzina in tutti gli stati della est, sud-est della, degli Stati Uniti. Roba da come nei film che vediamo, che arrivano con i computer, sono tratti dietro, quindi non bucato un aerodotto, proprio sono tratti dietro la parte informatica, diciamo, è la realtà che supera la finzione. Esatto, il problema è che adesso, come sempre accade, quando si arrivano le situazioni di emergenza, tutti gli statunitensi si preoccupano, adesso c'è la fila, ho fatto una fila di 20 minuti per riuscire a far benzina, quindi... molto interessante. Anche perché la benzina, quando la fai, non sono 50 litri, ho visto di quelle macchine che girano. Sì, esatto. Devi avere gli scalini per salire. Esatto. Va bene. No, seguiremo con attenzione questa cosa, perché adesso mi immagino già che sarà qualche dissidente russo che si è messo per controllare. Qualcuno della mafia russa. Va bene. Ok, a parte le battute, non vogliamo trovarci anche noi dopo che ci hackerano il povero sito di Esapolis, che già è poco protetto. E ci bloccano anche la diretta perché stanno partendo i servizi segreti, hanno preso le parole chiave, stanno già bloccando. Riccardo Polonio. Riccardo Polonio. Fantastico. Scherzi, ma sai quanti mi hanno detto, ma il cognome deriva da quello? Ho detto, guarda, il cognome non lo so, potrebbe derivare dai polli, dai polloni, degli alberi, di tutto. Ecco, salutiamo anche Gianluca Doremi che dice che non hanno usato un nuovo oppositore di cromoli per lacherare. Ci arriveranno. Tanto si sfrutta tutto quello che c'è in natura, no? Tu che studi, Davide, i dettagli, ti accorgi che poi molte cose potrebbero diventare importanti anche nell'applicato col tempo. Assolutamente, e infatti diciamo che la cosa interessante, soprattutto, che probabilmente è una delle cose principali che colpiscono degli icnomonidi, è la diversità. Infatti abbiamo intitolato, io e Filippo abbiamo intitolato questa presentazione Un mondo di diversità. Quello che vedete qui sono sostanzialmente tutte queste facce da icnomonide, appartengono sostanzialmente ad una sola sottofamiglia degli icnomonidi, che sono le icnomonine, di cui io sono sto cercando di diventare un esperto attualmente, ma come vedete c'è un po' di diversità, ci sono alcuni gruppi che hanno una diversità maggiore dal punto di vista morfologico, però se posso continuare, vi mostrerò, vi mostro anche quanto questa grande famiglia, che è effettivamente enorme, sia anche poco studiata. Sostanzialmente abbiamo una grandissima diversità, come dicevo prima, abbiamo ben 42 sottofamiglie, dipendentemente dall'autore di cui parliamo, e abbiamo 25.000 specie conosciute e descritte finora. Tutte queste specie, però la maggior parte di queste, direi quasi il 90-95%, sono specie descritte per l'Olartico, quindi Europa, Stati Uniti, Nord America e zone europee. Non sappiamo quasi nulla delle zone africane, molto meno ancora nel Sud Africa, nel Sud America, e l'Australia attualmente è ancora per gran parte non studiata da un punto di vista tassonomico. Quindi probabilmente questo tipo di numero di specie probabilmente non esiste. Abbiamo fatto un articolo, io ed alcuni altri, nell'ambito degli icnomonidi, in cui sostanzialmente si sostiene che descriviamo ancora ben 200 specie all'anno di icnomonidi. Si ne stimano molti di più, si ne stimano quasi probabilmente il doppio, se non il triplo, di quelli che sono attualmente conosciuti. La cosa interessante però degli icnomonidi, a parte la diversità, è la loro ecologia, la loro biologia. Sono sostanzialmente parassitoidi, e spiegheremo velocemente dopo cosa vuol dire parassitoidi. Attaccano sostanzialmente insetti olometaboli, per il momento coleotteri, lepidotteri, menotteri, e c'è un piccolo gruppo che attacca anche i ragni, quindi c'è stato una sorta di piccolo cambiamento di gruppo, quindi siamo usciti dagli insetti e siamo andati dentro agli arachnidi.
Quindi questo già di per sé è assolutamente affascinante. La loro grande diversità ci porta a farci delle domande anche evolutive, come è accaduto tutto questo, come è possibile. E questo ha creato probabilmente una grandissima diversità all'interno degli icnomonidi, morfologica e anche di cicli vitali. Che cosa significa? Come vi dicevo, logicamente l'attacco agli insetti olometaboli, un piccolo cambiamento di gruppo andando sugli aracnidi, ma anche logicamente ci sono all'interno del ciclo dei parassitoidi, adesso andremo a spiegare cosa sono, diverse modalità di essere parassitoidi. E questo le spiegherà soprattutto Filippo dopo. Ma sostanzialmente che cos'è un parassitoide? E questa sarà la mia ultima slide e dopo lascerò la voce a Filippo che se ne occupa meglio e sa molto meglio di me queste cose. Sostanzialmente abbiamo una vespa adulta, sostanzialmente. Quando ci immaginiamo una vespa, noi pensiamo sostanzialmente a una polistes, quindi una vespa cartonaia, penso si dicano in italiano, non mi ricordo più. Paper wasp. Esatto. ma nell'ambito degli icnomonidi non abbiamo un vero e proprio pungiglione. Sostanzialmente abbiamo un ovopositore. Il pungiglione, nel caso degli imenotteri che conosciamo meglio, le paper wasp, noi sappiamo che quel pungiglione ha perso la capacità di ovideporre, ha sviluppato delle ghiandole del veleno molto più potenti, con un tipo di veleno molto diverso, per difendersi. Nel caso degli icnomonidi, che sono un pochino più arretrati da un punto di vista evolutivo, l'ovopositore è ancora presente, non abbiamo quindi il pungiglione, abbiamo quindi una struttura esterna che qui si vede un pochino solo qui, eccoci qui, che serve per ovideporre. Sostanzialmente in questa piccola struttura, che può essere anche molto lunga, passa un uovo. Ma perché passa un uovo? Beh, diciamo che quando abbiamo una vespa adulta, quello che succede è una riproduzione che non è sempre così, non è sempre così. Molte volte anche in questa maniera, quindi abbiamo una grandissima flessibilità dell'addome per la riproduzione. E a un certo punto l'ovopositore viene utilizzato per iniettare un uovo all'interno o sulla superficie di un ospite. Ci sono delle situazioni molto molto interessanti in cui quello che vedete qui è un virus, quindi abbiamo un'integrazione nel genoma anche di virus particolari specifici per gli icnomonidi e molte volte anche per Avevo visto anche nel caso di Nocampus, Coccinelle, eccetera, che poi usa questi virus per la paralisi, che danno paralisi anche all'ospite, che gli è indicato proprio perché gli è utile proprio per creare la condizione zombie, diciamo, dell'ospite. Esattamente, e ci sono degli diversi gruppi di ricerca nel mondo che si occupano di capire come questa integrazione è avvenuta, quanto è espansa all'interno degli icnomonidi, dove si trova, se è avvenuta in un solo gruppo, se è avvenuta in più gruppi. Affascinantissimo, anche nei braconidi succede la stessa cosa. E obiettivamente l'ovoposizione può avvenire direttamente sull'ospite o può avvenire tramite il passaggio una superficie che può essere del legno, può essere anche semplicemente un piccolo pezzo di un fiore o di una foglia. Quindi abbiamo un ovopositore, dobbiamo immaginarci quindi la forza che hanno questi insetti di poter penetrare il substrato. E una volta all'interno o sulla superficie del nostro ospite, l'uovo si sviluppa, nasce una larva che può essere all'interno, come dicevo, all'esterno. E questa è una caratteristica specialmente delle pimpline, che attacca una sottofamiglia che attacca gli aracnidi, che attacca i ragni. Come vedete, questa cosa qui è la larva che si sta sviluppando. A un certo punto cambierà addirittura il comportamento del ragno, che non sarà più in grado di creare la tela. A un certo punto la larva si sviluppa, arriva all'ultimo stadio e comincia a trasformare l'ospite, se l'ha mangiato dall'interno sostanzialmente lo ha sostanzialmente ucciso, o può cambiarne il comportamento. Se è all'interno dovrà uscire, altrimenti se è all'esterno può anche esserci multipli parassitoidi, multipli esemplari che attaccano uno stesso ospite. Questo è il classico caso di alcuni braconidi. Ce ne sono alcuni anche negli icnomonidi, ma sostanzialmente questo è un classico caso di un parassitoide negli icnomonidi. Davide, sì. Approfitto così, visto che siamo in diretta, magari delle domande. Io
avrei voluto un sacco di volte trovarle sui ragni, che sulle nefila delle volte andando in giro si trovano, però non sono mai riuscito, ne ho guardati tanti i ragni ma non abbastanza probabilmente. Tu hai qualche consiglio per riuscire a vedere questi animali in qualche condizione? Per esempio, quanto sono diffusi in Europa questi parassiti eroidi esterni di ragni? Io li ho visti molto in zone tropicali descritti, sì. Diciamo. Sì, 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 sono, se non sbaglio, Filippo, sono soprattutto alcuni generi tropicali che lo fanno in maggior parte. Soprattutto sudamericani, ci sono molti generi in Sud America che sono in più. Esatto, ho cercato in Costa Rica, infatti, in Ecuador, li ho cercati, ma non sono riuscito a trovare. Ho trovato nefila molto comune, peraltro in zone dove c'erano un po' di attrezzate dall'uomo in qualche modo, che in aree naturali lì si crea una situazione per cui non sono predate su baracche, situazioni così diventano molto comuni, però... Se no, poi in ambiente naturale trovi una qua, una là, è difficile trovare concentrazioni di sti ragni. Sì, anche da noi sono, sono pochi i generi che fanno questo, che attaccano i ragni come parassitoidi esterni, ne abbiamo forse 4-5, non sono assolutamente comuni. Ci sono pochissimi dati. Quindi non sono io scarso, diciamo, che non li sono molto difficili da trovare. No, è difficile. Ma di solito guardo, insomma. Ecco. Grazie dell'appunto, perché chi ci ascolta magari è anche curioso. Assolutamente. C'è un gruppo in Giappone che li studia, li alleva, e ne studia come modificano il comportamento, com'è la pressione sul comportamento. È molto affascinante. Ho visto, ci sono dei video pazzeschi su internet che si possono vedere. Ma sostanzialmente Scusami Davide, molte specie sono arboree, quindi magari battendo si trovano. Sono ragni che vivono sulla parte alta degli alberi. Perfetto. Sì, per esperienza alcune specie La mattina presto, magari con l'ombrello, il famoso discorso del telo, eccetera, oppure quelli che in foresta, anche se qualcuno si scandalizzerà, usano qualche insetticida, qualche piretroide per tirare giù tutto. Vabbè, sì, sulla canopy delle foreste sì, usi il napalm, sì, piace dire, si fa in quel punto lì, si fa un piccolo danno, ma poi si riesce a studiare, cioè, si sa che fa così anche gli studi. Insomma, quella è una cosa molto limitata, insomma, non dovrebbe essere così grave. Bene, quindi, ritornando a noi, abbiamo un singolo, multipli parassitoidi all'interno dello stesso ospite o sopra la superficie. A un certo punto il nostro parassitoide, la nostra larva, va incontro ad una pupa. In questo caso abbiamo una bellissima pupa di una campoplegina, di una sottofamiglia, molto molto particolare. Queste sono, Enzo, queste sono molto molto comuni in Africa, per esempio, attaccate agli alberi. La volta che sono stato in Tanzania, ce n'erano ovunque. Era quasi spaventoso, sembrava il nido di un alien sostanzialmente ovunque. Sono ti è stata una spiegazione per questa forma quasi da te o tecca di blatta, non so, qualcosa, ti è stata una spiegazione mimetica o... Sembra che sia, correggimi se sbaglio Filippo, ma sembra che sia che ricordi un pochino diciamo così, una cacca, non so come si dica in inglese, una cacca di un uccello, comunque sia di un rettile, e che quindi, esatto, e che quindi possa in qualche modo nascondersi, abbia questa sorta di origine adattativa, ecco. Tra l'altro, quindi... Davide, mi fai venire, scusa, ti interrompo perché mi fai venire in mente una cosa. L'altro giorno con Marco Colombo, che è un amico che ci segue ogni tanto e che anche lui fa divulgazione naturalistica e fotografia soprattutto, parlavamo del fatto che ci sono diversi bruchi che hanno delle piccole appendici, delle piccole zone del corpo che sono, diciamo, giallastre e sembrano proprio delle larve di imenottero parassita. E, non so, ci chiedevamo così se poteva essere una spiegazione plausibile il fatto che loro avessero queste escrescenze in modo da far credere agli ichneumonidi parassiti di essere già parassitati. Allora... altri campi, ma in questo non lo so, non l'ho mai sentito. Ma erano bruchi che vivono all'esterno, giusto? Che camminano... Sì. Allora, diciamo come regola generale, se il bruco è all'esterno, cammina all'esterno, i parassitoidi tendono a essere interni. Se il bruco è nascosto da qualche parte, il parassitoide tende a essere esterno. Perché l'ospite è già nascosto dentro qualcosa, non ha senso nascondere qualcosa dentro qualcosa. Quindi se il bruco... L'aria che sta nascosta dentro il nido, adesso non è l'esempio giusto ovviamente, ma come idea... Ovviamente ci sono zone grigie, un po' borderline, però diciamo i bruchi liberi, quelli lì, raramente hanno ectoparassitoide. Ora questo ragno è strano che abbia un ectoparassitoide, perché
quando, certo, quando qualcosa è libero, allora il parassitoide tende a essere interno, quindi non sarei molto per questa teoria del limitare il parassitoide esterno, perché non sono tanti. Il ragno è probabilmente deterrente di suo, no? Probabilmente. Poi anche una morfologia probabilmente diversa. Poi bisogna ricordarsi che diciamo così, infilare un uovo all'interno di un altro esemplare vuol dire superarne il sistema immunitario, certo, che a un certo punto potrebbe incapsulare l'uovo e quindi eliminarlo, tra virgolette, dal punto di vista dell'attività di crescita, di sviluppo. Quindi ci sono dei casi in cui molti parassitoidi ovi depongono direttamente sulla testa, sulla capsula cefalica, in modo tale, perché nelle capsule cefaliche di solito non abbiamo il sistema immunitario, quindi non si attiva. Ah, adesso e capisco, quindi in questo modo c'è che fanno le uova nelle formiche tagliafoglie o nelle legionari, sono questi che arrivano e depongono, sì, sulla capoccia. Adesso ho capito perché. Esattamente. Usate il termine tradotto romano della capsula cefalica. alcuni fori ti fanno questo, sì, dei litteri. Ma che questa cosa proprio non la sapevo del sistema immunitario, che non è così efficiente o non c'è nella capsula, cioè, c'è una ragione per questo? Penso sia una ragione fisiologica, adesso penso che sia abbastanza comune all'interno degli invertebrati, penso anche in qualcosina anche nei vertebrati, sostanzialmente perché ci sono già delle barriere altre alla semplice sistema immunitario. Poi c'è da ricordare una cosa: i virus di cui parlavamo prima aiutano proprio a questo, a superare il sistema immunitario. Nel momento in cui vi depongono all'interno del torace o dell'addome, i virus aiutano la transizione, aiutano il blocco del sistema immunitario e quindi permettono lo sviluppo dell'ospite. Per questo sono anche assolutamente interessanti per la ricerca in generale, anche probabilmente per la ricerca medica. Veramente straordinario. Sì, è affascinantissimo. Bene, siamo alla conclusione del ciclo, dopo l'impupamento, quindi dopo la pupa, abbiamo a un certo punto la fuoriuscita della vespa adulta, che sarà libera di vivere, non sarà più associata ad alcun ospite, se non per la ricerca ancora di un altro ospite e della deposizione delle uova. Sostanzialmente quello che abbiamo visto è che siamo passati da una vespa, siamo andati ad un ospite, che di solito è diverso, quindi un altro tipo di... un altro tipo di insetto, un altro tipo di artropode, e da quello ce lo siamo mangiato per bene dall'interno o dall'esterno, e da quello siamo riusciti ad avere un'altra vespa. Quindi questo è il ciclo molto interessante dei parassitoidi, che è molto legato all'ospite, sia alle tempistiche che al superamento del sistema immunitario. E a questo punto do la parola a Filippo, che ne sa a pacchi. Prego, Filippo. Non è vero, ovviamente. Davide dice che io sono il suo maestro semplicemente perché c'ero solo io a studiare questo gruppo. Come si dice, ecco, beata sì. Monotola in terra cecorum, come si dice. Io così mi aggancio a quello che ha detto Davide, sì, sul sistema immunitario, perché ricordiamo che Joel Hoffman è un premio Nobel, se non sbaglio, che è il primo riconsiderato proprio dei più grandi dal punto di vista dell'immunologia, ha fatto tutti i suoi studi sugli insetti per dire quanto grande è questa apertura di vedute che danno a studiare gli insetti dal punto di vista immunitario. Quindi, i più grandi scienziati che abbiamo avuto recenti, c'è proprio uno che ha fatto tutta la sua carriera studiando solo, tra virgolette, poi come si traduce ovviamente questo discorso dagli insetti agli altri organismi. Tanto per dar capire l'importanza, che non siamo dentro una piccola nicchia della scienza, per quanto possa diventare importante, siamo dentro un filone tremendo. No, anzi, collegandomi a qui, a proposito di grandi scienziati, in realtà Davide non ha detto che lui è responsabile dall'anno scorso dell'associazione di un nome comune agli icneumonidi, perché icneumonide era difficile, e allora si sono inventati di chiamarle adesso, almeno in inglese, Darwin Wasps. Che è più facile per l'inglese. Ecco la domanda che volevo farvi, perché c'era scritto Darwin Wasp, ho detto, questa, esatto, qui. Perché a proposito di persone, di grandi personaggi, che, di come a volte le piccole cose influenzano anche queste persone, Darwin scrisse in una famosa lettera da Sagrei, quando lui era un po' in periodo di tribolazione, disse: io non riesco a immaginarmi un Dio benevolo che abbia creato gli icneumonidi, proprio perché questa biologia del parassitoide è assurda. E quindi da lì loro hanno preso spunto per adesso dare questo nome un po' più simpatico di Darwin Wasps sugli icneumonidi. I braconidi non hanno ancora un nome
comune, non ce ne frega niente. No, ce ne diciamo, dai, c'è ancora da fare, se no è finita qui. È ancora da fare. No. Puoi chiamarle Wallace's Wasps, se vuoi. Sarebbe bello, sarebbe bello. Per controbilanciare. Sì, è per metterli anche in secondo piano, perché non si sa mai. Dai, povero Wallace. Sono felicissimo perché stiamo dando un sacco di spunti e delle visioni bellissime. Qui poi cosa stiamo vedendo adesso, Filippo? Sulle allora, qua mi collego un po' a quello che diceva Davide, perché negli icneumonidi, abbiamo detto, c'è un'enorme diversità, e c'è un'enorme diversità anche di biologia proprio, di cicli biologici, che è l'aspetto molto interessante. Noi in generale negli imenotteri vediamo, possiamo avere vari tipi di parassitoidismo, e quindi possiamo avere gli ectoparassitoidi e gli endoparassitoidi, come diceva Davide, ma possiamo anche avere gli idiobionti e i coenobionti. Cosa significa? Noi abbiamo delle specie dove la femmina, durante l'atto di ovideposizione, praticamente uccide l'ospite. Quindi è un po' borderline tra un parassitoide e un predatore, perché l'ospite viene ucciso quasi istantaneamente. Nei coenobionti invece l'ospite rimane in vita, come il povero ragno che vedete che si porta la larva sopra. Il parassitoide se lo mangia da vivo, mentre lui vive, e quando completa lo sviluppo, allora lì lo uccide l'ospite. E quindi la cosa bella è che negli icneumonidi troviamo tutte e quattro le possibili combinazioni. Quindi troviamo ectoparassitoidi idiobionti, coenobionti, endoparassitoidi idiobionti, endoparassitoidi coenobionti. E questo è molto interessante. Se vai avanti, Davide, c'era la cosa interessante anche morfologicamente, che poi hanno messo a punto queste strategie diverse, comportano evoluzioni differenti dei sistemi di lotta ospite-parassita molto interessanti. Nel caso degli idiobionti, siccome l'ospite viene praticamente ucciso, il problema è che l'ospite si decompone, quindi devono avere uno sviluppo un po' più veloce. E ad esempio alcune specie, come questa pimplina sulla sinistra, che parassitizza pupe, quindi è un endoparassitoide, perché entra, mette l'uovo dentro la pupa, che è una struttura rigida, quindi già protettiva, però da quel buchetto possono entrare batteri, funghi, e quindi emette anche, ad esempio, delle sostanze antibiotiche, antimicrobiche, per evitare la putrefazione troppo veloce e quindi consentire lo sviluppo della pupa. Questo lo fa sempre nel momento della deposizione dell'uovo, quindi con delle ghiandole, sì, accessorie. È un po' quello che è il veleno, diciamo, di quando diventa pungiglione, che quelle strutture che facevano prima questo sono diventate poi quelle che fanno il veleno dopo esattamente. Di quelli che hanno sviluppato l'aculeo dall'uovo oppositore. Nel caso invece, la maggior parte degli idiobionti tende a essere ectoparassitoide. Come dicevo prima a Riccardo, gli ectoparassitoidi soprattutto conviene essere ectoparassitoide quando la larva dell'ospite è già protetta, ad esempio all'interno del legno morto. C'è una larva di xilofago, un coleottero, un cerambicide, che vive dentro il legno morto. È inutile che sono endoparassitoide di qualcosa che è già protetto da dentro qualcos'altro. E in questo caso il problema evolutivo diventa trovare dei sistemi per raggiungere la larva dell'ospite, e quindi hanno questi ovopositori lunghissimi di cui parlavi tu prima, e anche con delle soluzioni di mobilità dell'addome che sono assurde, perché hanno questi segmenti intermembrana che si allargano con l'ovopositore che fa dei giri assurdi. Sì, addirittura guardarla bene l'immagine, voi che siete esperti la capite, ma uno che non è esperto, quell'immagine di destra lì, guardate, sembra quelli che fanno il petrolio, voglio dire, quelle macchie che pompano. Adesso esatto. Chi è Davide, che è vicino al Texas, sicuramente ne avrà viste. Sì, lì sono le membrane tra i segmenti che si espandono, una cosa che si vede anche in altri parassitoidi come i leucospididi, ad esempio, leucospis. Hanno questi sistemi assurdi perché devono maneggiare un ovopositore lunghissimo. Ovopositore che tra l'altro è stato visto dei metalli sulla punta, proprio perché poi deve essere flessibile ma resistente per poter entrare all'interno di strutture come la corteccia, quindi bucare gli alberi di fatto. Poi anche l'uovo ha la sua morfologia particolare per uscire filamentoso, quasi, non so, meboide, non so come può definirlo, deve avere la sua motilità per arrivare in fondo. E anche le mandibole dell'adulto per poter scavare e uscire poi dal legno morto. Esatto. Quando io ho i miei allevamenti di cerambicidi e mi vedo il foro e poi scopro che in realtà è uscito l'igneumonide, non è uscito il cerambicide.
cosa fai? Pensi a me, giusto, Riccardo? Ti hanno forato che la vaschetta non solo il legno. Una volta sì, una volta sì. Filippo, se posso dire una cosa velocemente, visto che hai nominato l'addome, questa cosa qui che vedete, che giustamente Filippo ha chiamato membrana, in realtà può sembrare che ci sia una divisione dell'addome, una rottura dell'addome, in realtà quello che vediamo qui è l'addome alla stessa maniera. Il problema è che nell'addome ci sono delle parti più sclerotizzate e delle parti meno sclerotizzate. Le parti più sclerotizzate noi le chiamiamo scleriti o le chiamiamo terciti in questo caso. Le parti meno sclerotizzate, che sono quello che vedete qui, è la congiuntiva. Sì, la Davide, congiuntiva... scusami, sì. Interrompo un attimo. Diciamo solo che sclerotizzato significa indurito, sì. Più indurito, più resistente. Esattamente, diciamo. Esattamente. Sì. Non c'è soluzione di continuità sostanzialmente qui, c'è una continuità della struttura, ok? L'unica cosa che succede è che l'estensione è talmente grande, quindi dovete poi pensare, visto che questo è il mio ambito di studio, dovete pensare ai muscoli che portano alla rottura, tra virgolette così, dell'addome, questo allungamento dell'addome. Quindi qui c'è tutta una trasformazione della muscolatura che qui non c'è, per esempio. Quindi è molto affascinato. Scusami Filippo, ma questo... No, questo è proprio il tuo campo, appunto, come dicevi, è molto Scusa, affascinante. Riccardo, se ti portiamo via un po' di tempo dal tuo spazio. Ma no, non mi dispiace assolutamente. Scusa, Davide, vai sì. All'altra. Invece vediamo, faccio vedere un attimo i coinobionti. Nei coinobionti, come dicevo, l'ospite continua a essere vivo. E quindi il problema evolutivo qua è, da una parte ci guadagno perché ho carne fresca, io come parassitoide. Dall'altra devo avere a che fare con un animale che è vivo, che quindi si muove, può fare cose, e quindi devo trovare dei sistemi, ad esempio nel caso degli ectoparassitoidi, di rimanere agganciati, come queste uova che hanno alcuni cneumonidi, sono le trifonine, hanno queste uova con una specie di ancora, di uncino per rimanere attaccato al bruchetto, questo è un tentretinide. Oppure devo modificare, ad esempio, il comportamento dell'ospite. Qua, appunto, uno di quei ragni, di cui questa è una nefida, credo, se non sbaglio, qualcosa del genere. Ragni non sì, me ne intendo. Sembra proprio una nefida, se vede la cosa. E quello è un icnomonide sudamericano. E quella è la, cosa succede alla rete? Da sinistra vedete come fa la rete normalmente, come fa il suo web normalmente, a destra quello che fa il ragno una volta che è parassitizzato. Praticamente viene costretto a tessere il bozzolo dell'icnomonide per quando poi si imbozzolerà. Non conosce l'ultimo insetto a destra. Quello è un coinobionte endoparassitoide che ha descritto Ridley Scott qualche anno. È vero. Metti l'ultima, Davide. Sì. Perché la cosa incredibile poi è che abbiamo tutta una serie di variazioni su questo tema, abbiamo gli iperparassiti, questo qui è ad esempio un bruchetto di Pieris, quella specie di lana che vediamo è un braconide gregario, e quello sopra è un icneomonide parassitoide del braconide. Poi quello in alto a destra in bianco e nero, che ho preso da un libro storico come immagine, è un'altra roba incredibile, sono due icneomonidi di due sottofamiglie diverse. C'è una rissa persuasoria, uno dei cremoni più famosi, che sta facendo il buchetto nel legno per arrivare all'ospite, e dietro c'è una pseudorissa che parassitizza lo stesso ospite di rissa, che è un siricide, ma non sa scavare, non sa fare il buco, quindi deve trovare i buchi di rissa per poter mettere il suo uovo esattamente dove sta l'ospite che cerca il buco. Io l'ho chiamato tra virus parassitoide, il parassitoide a volte capita anche, quindi una specie di matriosca. Sì, ma con soluzioni veramente assurde, al limite della comprensione. Una matriosca diciamo. Si potrebbe mettere che mio padre comprò alla fine. Perché... Esatto. Esatto. E l'ultima è la new entry, questa piccolina qui, che è una gelis, perché mi collego anche alla cosa che diceva Davide, molto interessante. Le gelis sono parassitoidi di ovisacchi di ragno, per lo più. E poi due settimane fa è stata trovata questa specie nuova che parassitizza uova di timarca, primo icnomonide parassitoide di uova, perché sono parassitoidi larvo-cupali, invece abbiamo adesso anche un parassitoide di uova. Proprio perché c'è questa capacità a volte di fare degli shift evolutivi, basandosi sullo stesso background, cioè anche per i ragni, io parassitizzo magari farfalle come gli iponomeuti, di quelli che fanno insomma una rete di seta, posso passare a dell'altra seta che è quella di ragno. Quindi c'è questo shift evolutivo basandomi sulla stessa
tipologia di ambiente, di micro habitat, e negli icromonidi lo vediamo spesso. In realtà lo vediamo anche in altri gruppi di parassitoidi, come i tachinidi, ad esempio. I tachinidi parassitoidi di embiotteri probabilmente derivano da tachinidi parassitoidi di lepidotteri che producono seta. Quindi c'è diciamo questa però, cosa anche molto interessante. Diciamo a chi ci ascolta, che abbiamo appena esplorato in superficie un mondo che si rivela fantastico. Sì. Mi dispiace se... Se vorranno tornare, Enzo, noi li ospitiamo ancora volentieri, magari per parlare assolutamente, assolutamente sì, vi sarebbe un franco, anche perché siete veramente molto simpatici. In coppia poi sono gli omici, sono benissimo. Sento in famiglia, scusate, anche non voglio essere così invadente, ma veramente complimenti. Allora, siamo arrivati in fondo, mi pare, anche a questa piccola ma straordinaria presentazione concentrata sugli ecdomoidi. Io spero avremo modo di approfondire anche questa conoscenza. Vi ringrazio moltissimo. Vi ricordo che vi ho dedicato anche una vignetta che è un po' in tema, diciamo, del giorno. Adesso non dovete ridere per forza, ma io la faccio comunque. Eccola qua. Tutto questo discorso del virus DNA, RNA e tutto quello che sta accadendo, visto che poi abbiamo parlato anche di svolti immunitari, medicina, eccetera, quindi siamo vicini ormai. Fra poco avrà un favo dietro la signora. Beh, devo dire che devono essere anche poco dolorose le punture, dovrebbe essere poco dolorosa la puntura di un icromonide, perché quella di una zanzara la senti appena. Allora, ti dico per esperienza, ti parlo degli icromonidi che hanno un opositore piccolo, perché quelli che hanno lungo non lo riescono a maneggiare così facilmente da pungerti, ma quelli che hanno un opositore piccolo pungono. Per esperienza la paragonerei a... È presente quando prendi fichi d'India con le mani? Quella sensazione lì fastidiosa più che dolorosa. Ah, quelli piccoli ovviamente dei fichi d'India, non quelli grossi. Però quella puntura fastidiosa più che dolorosa. Perché quelli grandi sono pure uncinati, si fanno le aghi. No, quelli normali da noi, che stanno da noi, quelli piccoli. Benissimo. Allora, ringrazio veramente tantissimo, simpaticissimi Filippo e Giovanni dell'Università di Pisa, biologo che si occupa poi alla fine di questioni di lotta biologica, giustamente ovviamente, perché è biologica, perché se è un biologo devi fare lotta biologica. e Davide Dal Posto, che è collegato con noi dall'Università di Centrale della Florida, chiaramente ti facciamo tantissimi auguri per il proseguo, per i tuoi studi, per il tuo dottorato, e sei un orgoglio per tutti noi, tutti e due, e vi ringraziamo tantissimo per questa ventata di scienza, di conoscenza, di simpatia. Grazie mille. Grazie mille Enzo, grazie Riccardo. Ciao. Allora, Riccardo, grazie. Ecco qua, siamo tornati nel nostro sistema qui di... Torniamo alla vignetta che avevamo dedicato a loro e passiamo anche, indovina chi sono, è una gamba, abbiamo detto, di un animale che ci consentirà di fare due chiacchiere poi anche su un altro gruppo straordinario di esseri viventi e la rifacciamo vedere. Poi tu, Riccardo, oggi invece ci parli di falene di stagione. Mi dispiace che siamo compressi un po', ma è stato veramente, scusa, è anche merito tuo, ovviamente, soprattutto merito tuo, aver avuto questi due straordinari scienziati e esperti. Il merito è poco, ma comunque è il mio sogno di avere interventi a questo livello, bellissimi sempre, perché danno veramente la possibilità di innamorarsi della materia, come abbiamo detto, una materia che sembra di specialisti, ma abbiamo visto che i risvolti sono a livello planetario, soprattutto dal punto di vista medico, abbiamo visto delle possibilità legate solo allo studio del sistema immunitario di questi animali, che già di loro devono affrontare sfide incredibili per parassitizzare, diciamo, altri organismi, e quindi ci insegnano molto. Benissimo, tu hai portato anche delle... Vediamo se io qui riesco a vedere la tua cosa condivisa, non la vedo più. E non vedo più la tua condivisione. Perché per lì, si è sganciato. La connessione mi aveva di stagione, no? Sì. Ecco qua. Allora, vediamo un po' cosa è il piatto del giorno, perché è una bella stagione questa, anche se... Abbiamo fatto più di un mese fa la presentazione sulle falene primaverili, diciamo quelle che ci sono proprio all'inizio della primavera, le prime che si possono incontrare, ma adesso vediamo proprio quelle che si possono trovare già nel clou della stagione. Quindi guarda, manda subito la presentazione,
Vabbè, questo mandare, è un però, però non posso risparmiare di mandare dei commenti che appunto confermano, certo, che sono stati entusiasti le persone, che io metto qualcuno, certo, guardate anche proprio veramente danno dei voti. Dovremmo introdurre il fico d'India nella scala di Schmidt. Va bene, allora torniamo alle nostre falene, devi togliere un po' di, eccolo qua, perfetto. Ecco, sì, dicevamo, quindi falene primaverili, parte seconda, e appunto volevo farvi vedere alcune specie, come sempre, diciamo, molto in modo superficiale, diciamo, nel senso che facciamo, ma vogliamo vedere... alti anche con te, qui vogliamo alti. Beh, certo, però facciamo vedere, diciamo, le specie come sono fatte, qualche volta il bruco, diciamo qualcosa, ma poi ovviamente io invito sempre ad andarsi a documentare nei test, insomma, o chiedere agli esperti. Questa è proprio una panoramica di alcune specie che si possono vedere, ma giusto proprio per dare un'idea, ecco. Diciamo nel mese di maggio, soprattutto verso la metà, insomma adesso, diciamo, cominciano ad uscire tutta una serie di specie veramente spettacolari, e in modo particolare cominciamo a vedere uno dei gruppi più belli, possiamo dire, più appariscenti di falene, che sono le sfingi. Questa per esempio è la Deilephila porcellus, che è una delle più comuni. Una delle più comuni, si trova in tutta Italia, piccolina rispetto alle altre, e il bruco è fatto così. Vi ho messo i bruchi nel caso delle sfingi, perché molto spesso il bruco, non dico che sia più bello dell'adulto, ma poco ci manca. Quindi ve li ho messi perché secondo me sono molto belli. Ecco, poi un'altra specie che secondo me è veramente spaziale è la Smerinthus ocellata. Ocellata perché, come vedete, questa è una foto di Giuseppe Melotti, perché io l'ho vista una volta sola ma non l'ho fotografata. Nelle ali posteriori ha questi ocelli, appunto, quindi ha questi occhi finti in realtà, azzurri, ed è veramente spettacolare, perché quando si vede la falena posata, soprattutto se la si infastidisce un po', lei alza le ali posteriori e scopre quelle, scusate, alza le ali anteriori e scopre quindi quelle posteriori. E ci sono, questi sono un po' più rossastre di solito nella specie, diciamo, la contorno attorno all'occhio è più rossastro, no? No, beh, molto, è molto variabile in realtà, poi immagino che dipenda anche dalla luce un po', questo è il, certo, il flash magari ha schiarito un po', però sì, comunque l'azzurro è veramente caratteristico, non ci si può confondere. Se vedete una sfinge con questi due occhi, almeno in Italia, con questi due occhi finti azzurri, non può che essere lei. Ecco, poi un'altra specie molto carina, anche questa è comune, si trova un po' dappertutto, è la Lautoe populi. Questa invece ha la caratteristica di avere queste ali posteriori con questa forma un po' lobata, che ricorda appunto una foglia di un pioppo, o di un'altra pianta, diciamo, e quando è posata, adesso qua in questa foto è un po' posata e un po' in realtà pronta per volare, ma quando è posata queste ali appunto posteriori tendono a sporgere, e la forma è anche in questo caso abbastanza caratteristica e aiuta molto l'identificazione. Ecco, approfitto per ringraziare, vedo che l'hai citato, Paolo Mazzei, che fa un sito straordinario, life.it, che consiglio a tutti di andare a vedere, e che approfittiamo anche noi di questi immagini. Infatti, le foto dei bruchi sono sue, perché bisogna proprio i bruchi andarseli a cercare, oppure allevare le falene e poi avere i bruchi in allevamento e fotografarli, quindi a me non è mai capitato. Ecco, colgo l'occasione per riconsigliare di nuovo il sito di Paolo Mazzei, se volete identificare o comunque provare a identificare, a guardare un po' le falene del nostro territorio, perché diciamo ci sono delle opzioni che permettono sul sito di vedere tutte le foto per specie, ecco, insomma. Fantastico. Volevo dirti anche che una volta mi sono messo qui sui Colli Ugani, una specie di area naturale che curiamo da anni, e con le luci, ero quel gruppo di nuovi giovani naturalisti, e mi sono messo per vedere appunto che falene arrivavano, sai, con le solite luci UV eccetera, e mi è arrivato un certo numero di queste, sembravano lato e populi al primo colpo, invece poi mi sono accorto che era tutto il Marumba quercus che arrivavano da noi nord, già, che non è così facile, già. Infatti questa è una, ecco, questa è una specie tra l'altro che generalmente arriva un po' dopo, quindi verso la fine di giugno, esatto, luglio, esatto, anche. E infatti magari la vedremo nella prossima puntata, ecco. Dopodiché ultima, diciamo, o meglio ultima delle sfingi, diciamo, solite, di quelle un po' più comuni, la Mimastilia, anche questa molto comune, ha un bruco un po' meno appariscente di altre, e però anche in questo caso secondo me è molto bella, si chiama Tilia, ma in realtà si nutre di
di moltissime piante, non è che si nutre solo del tiglio, ecco. Per chi guarda le nuvole, anche se torni sulla precedente, per chi guarda le nuvole c'è anche una faccetta di un personaggio, magari dei cartoni, magari qualcuno... Questa dici? No, della quella prima. No, no, della Lato e Populi, forse. Ah. No, quella prima, la Tiglia, scusami, Mastiglie. No, la quella dopo. Eccola qua, c'è sempre questo modo di vedere anche i disegni delle ali, che qualcuno poi vede streghe, personaggi strani, che alla fine ci imbrocchiamo per vedere, che alla fine vedere facce anche loro. Ma in realtà è interessante guardare il disegno delle ali, perché in realtà anche questa specie, vedete che ha le ali frastagliate, diciamo, cioè ha questo contorno che non è regolare, e anche in questo caso molto probabilmente è una forma di criptismo, quindi cercano di assomigliare un po' a un bordo di una foglia, o ha comunque una funzione molto probabilmente di questo tipo, ecco. Però dicevo, ultima delle sfingi è invece una specie abbastanza rara, non è così facile incontrarla, ed è la Proserpinus proserpina, che tra l'altro è una specie protetta, è legata, diciamo, agli ambienti umidi, o comunque diciamo non ambienti secchi, non ambienti mesofili, e anche in questo caso il bruco è abbastanza caratteristico, non è molto appariscente, però se lo vedete tendenzialmente non potete sbagliarvi. Ecco, poi muovendoci verso qualcosa di un po' più piccolo, vi ho messo queste simpatiche falene molto molto piccole, le Cilix, che anche il nome a me piace, perché si incontrano molto spesso in questa stagione, e in realtà sono l'esempio di due specie che non sono assolutamente facili da distinguere da un punto di vista morfologico, quindi solo con una foto. Ci sono alcuni che ci riescono perché hanno molta, molta più esperienza di me, ma altrimenti bisogna ricorrere ai genitali, ecco. Altre specie abbastanza comuni nel mese di maggio sono quelle che appartengono alla famiglia dei notodontidi, molto comuni, dicevo, perché è una famiglia tendenzialmente che esce presto, quindi con delle specie che escono presto e che si trova tendenzialmente ancora lungo i fiumi, o comunque nelle zone abbastanza umide, con tanti, per esempio, pioppi, tanti salici. Ecco, alcune, diciamo, famose, potremmo dire, sono questa, che è la Notodonta dromedarius, che è molto bella, e questa invece, che è la Falera bucefala, e che probabilmente tutti conoscete perché è la falena che ha sul capo e su una parte del torace questi peletti color crema, diciamo, che la fanno assomigliare in vista frontale a un rametto spezzato, come vedete in questa fantastica foto. È fantastica questa qua, veramente, questo effetto. Questa è molto bella, e tra l'altro tridimensionale, oltretutto. Esatto, infatti proprio questa è proprio, come dire, lei si mette anche, la vedete bene in questa foto, si mette proprio tendenzialmente, quando si appoggia, lungo il rametto, quindi non si mette mai in senso, diciamo, perpendicolare, ma si mette proprio lungo l'asse del rametto, e sembra proprio veramente una... Ma anche le ali dietro hanno lo stendono a dare lo stesso effetto, comunque a creare, certo, una cosa simile, è veramente impressionante. Sì. No, è veramente un mimetismo eccezionale. Infatti girava tempo fa anche su, credo, su Facebook, una foto appunto di una specie, credo però americana, dove proprio si vedeva anche proprio una somiglianza perfetta. Insomma, credo che il fotografo ci avesse messo del suo, per cui aveva preso un rametto che assomigliava particolarmente alla farfalla. Però comunque il mimetismo, vi assicuro che è veramente notevole. Tra l'altro in Italia ce ne sono due specie, questa, ma c'è anche la Falera bucefaloides, che è un'altra specie, che in realtà è abbastanza simile a questa. Ecco, per i geometridi invece, che sono diciamo una famiglia sempre un po' meno osservata, meno, diciamo, blasonata, potremmo dire, perché tendono a essere piccoline, un po' marroncine, e non neanche tanto tanto piccoli, alcuni geometri hanno dimensioni considerevoli, anche dei bei disegni, questa, tanti colori meravigliosi. Questa è infatti l'Angerona prunaria, è abbastanza grossa, però se li prendi tutti, Enzo, diciamo, certo, che la maggior parte dei geometri sono piccolini e non vengono molto guardati, ecco. Però appunto ve ne ho messe due che sono abbastanza belle. Questa appunto, che si trova soprattutto alla lampada, quindi arriva di notte alle luci artificiali. Questa invece, che è la pseudopantera maculare, che invece arriva sempre alla lampada, quindi si può vedere anche di notte, ma si può vedere anche di giorno.
Quindi se andate in giro e vedete una falena di questo tipo, sapete che è lei. È bellissima, si vede appoggiata sui fiori, poi peraltro va... Esatto, esatto. Quindi si può veramente vedere anche senza fare la caccia al lume questa, come anche altri geometridi. Ma dove la vedi tu di solito questa? Io l'ho vista nei boschetti, di solito amo le zone dei boschetti, le radure, non so se è lo stesso tipo di ambiente, sì. Dove l'hai vista tu? Io in realtà l'ho visto un paio di volte, non di più, sì, sempre in mezzo ai cespugli un po' così, perché poi si alzano in volo mentre cammini, molto esatto. Spesso. Capitato a tutti camminare in un prato in primavera, si alzano in volo le falene e tra queste c'è anche questa specie qui. Ecco, poi invece ci sono altre specie, diciamo così, anche in questo caso sempre mimetiche, quindi criptiche, che assomigliano a foglie secche o rametti secchi. Questa è la nostra meraviglia del mimetismo. Esatto, la Philodesma tremulifoglia, infatti l'hanno chiamata tremulifoglia proprio perché assomiglia a una foglia secca. E vi anche assicuro che abbiamo due specie, no, simili, la popolifoglia, la quercifoglia, adesso a me più o meno mi ricordo a memoria i nomi. Ce ne sono tante, e tra l'altro ci sono anche che escono tendenzialmente un po' dopo, quindi un po' più avanti con la stagione, ci sono anche le... proprio delle specie più grandi anche, quindi per esempio la quercifoglia non è lo stesso genere, ovviamente, è la gastropaca, quella grande, si assomigliano molto, sono più grandi e sempre assomigliano a delle foglie, ma probabilmente la vedremo più avanti perché escono un pochino dopo. Queste già alla fine di aprile si possono vedere. Questa, per esempio, credo di averla fotografata appunto ai primi di maggio, quindi escono, sono già uscite, diciamo, si possono già vedere. Ecco, un'altra specie abbastanza mimetica è questa, la Macrotilacea rubi. Ed è particolare come specie perché si può incontrare sia di notte che di giorno, ovvero il maschio, che è quello a destra, è un po' più, diciamo, marroncino, un po' più scuro, scusate, a sinistra, e la femmina invece è quella a destra. Ecco, si vedono anche le antenne, no? Sempre le antenne del maschio sono enormi. Certo, e ovviamente anche le antenne, anche se sono meno evidenti, quelle del maschio sono appunto pettinate, quindi hanno questi, diciamo, specie di filamenti che servono per captare appunto i feromoni della femmina. La femmina invece sono filiformi, quindi è un po' la regola la nostra cosa, quando sono diurne una parte, un sesso è sempre il maschio, quello che va in giro, e le femmine stanno lì a aspettarlo, come anche adesso l'Aglia tau, che sì. È anche una specie che sarebbe, no, tra primavera presto e in montagna anche quella. In realtà l'Aglia tau esce abbastanza presto, perché nell'Appennino tende ad uscire un po' dopo, quindi verso la fine di aprile, primi di maggio, ma nelle Alpi io l'ho trovata la prima metà di aprile già. Io la settimana scorsa l'ho vista volare, l'ho visto un esemplare, perché poi alla fine sembra, quando la vedi al primo colpo sembra una diurna, un arginis che vola veloce. Dopodiché ti accorgi che la notturna non c'entra nulla, è la bellissima Aglia tau, che questa è una falena che abbiamo spettacolare nelle faggete, ovviamente è legata molto alle faggete. E tra l'altro anche l'Aglia tau, come la Macrotilacea rubi, il maschio vola di giorno e la femmina invece, si può trovare anche di giorno, come in questa foto per esempio, ma perché la si vede posata, ma il maschio proprio vola di giorno molto attivamente, e io l'ho visto più volte nella radura, nel bosco, volare, e vi assicuro che vola tanto di giorno quanto di notte, anzi forse vola più di giorno che di notte. Comunque una caratteristica che vediamo spesso anche la pavoniella, abbiamo visto l'Eudia, diciamo, tutte e due l'Eudia, no? Saspini, eccetera, sono abbastanza. Poi più avanti nella stagione ci saranno anche le lasiocampa, che anche lì il maschio vola di giorno, la lasiocampa trifoli per esempio, la lasiocampa quercus. Ecco, poi un altro gruppo, diciamo, di falene molto famoso è quello degli artidi, e le artie in modo particolare qua ve ne ho portate due specie. Questa che è l'artia villica, che è molto comune, si trova un po' dappertutto, e si può trovare appunto anche questa posata di giorno da qualche parte. Questa per esempio una femmina che appunto era posata su un cespuglio, e poi ci sono in realtà anche altre specie più, diciamo, più rare, più belle, più spettacolari se vogliamo. Per esempio questa è l'artia festiva, che da noi si trova al centro e al sud, io l'ho fotografata in Abruzzo,
e ha questi colori che secondo me sono spettacolari. Tra l'altro è difficile farla venire bene in foto, perché vedete, la foto sembra sfocata. In realtà vi assicuro che non è la foto che è sfocata, ma è il disegno delle ali bianco e nero che fa sembrare proprio le ali sfocate, ma in realtà è proprio... I fotografi queste, no? Perché dico, ma com'è possibile, l'ho messa bene a fuoco? Ah, ma infatti, ma davvero, ma se uno non lo sa, infatti vedete i peletti del muschio sono perfettamente a fuoco, sono sullo stesso piano focale della farfalla, ma ha questo effetto vellutato proprio che confonde l'occhio. E un'altra specie molto bella, anche in questo caso, è la Wuzzonartia deserta, che anche questa non è molto comune e fa sempre parte, diciamo, del gruppo delle... Non è proprio genere Artia, ma è sempre un'artide. Poi, da ultimo, ovviamente, la quella mitica, che io considero la regina delle falene primaverili, la Saturnia Piri, che ovviamente, come sapete, è il più grande lepidottero autoctono che abbiamo in Europa. Quindi, insomma, già sarebbe qualcosa questo. Oltre, diciamo, a questo primato, è una delle falene che si incontrano meglio, che si incontravano più facilmente in passato, perché è grande, quindi si vede bene, perché era una comunissima. Volta c'erano tanti frutteti non trattati. Bravo, esatto, era comunissima negli orti e nei giardini dove appunto c'erano dei frutteti. Oggi invece è molto meno comune, anche se si continua un po' a trovare in pianura, però devo dire, a me non è mai capitato, io l'ho sempre vista in collina. Ma qua, guarda, noi si coniugani anche nelle zone attorno, la vedo segnalata spesso, io le incontro qualcosa, poi le trovi attaccate al muretto, che hanno volato di notte, sono un po' esaurite. Sì, esatto. Però in pianura padana io ho visto delle segnalazioni anche recenti, però per esempio a me non è mai capitato, invece in collina è molto più comune. Ed è proprio in questo periodo. Sai cosa mi è successo una volta? Una cosa straordinaria che non mi capiterà più, ma penso che sia fantastico. Io ne ho vista una volta che ha sbagliato il giorno con la notte e stava volando di giorno, ero sulla sinistra Piave, vedo verso i ghiaioni del Piave, c'era un alberello di pruno che cresceva lì in mezzo, vedessi come volava, guardate, lo dico a quelli che si immaginano, perché le vedono tirate le luci che sbatocchiano, battono forte, volava planando e batteva le ali leggerissima. Sto aereo che girava, ho detto, madonna, l'entomologo gli mi è cascato l'occhio, mi sono fiondato in qualche modo con la macchina giù per le stradine, mi sono avvicinato da lì, sono rimasto estasiato, vedevo che girava attorno al cespuglio, volava libera, leggera, con queste alone enormi, senza sforzo, uno se le immagina, chissà quanto batte le ali, no. Ed lei aveva confuso il giorno con la notte, stava girando tranquillamente di giorno. Sì, è strano in effetti, tra l'altro questa specie qui, quando si vede arrivare alla luce, è veramente spettacolare, perché sembra che un uccello sia arrivato alla lampada, perché è veramente, veramente, veramente grande. E come apertura alare, insomma, siamo, diciamo, in media. Ecco, non aspettatevi un animale che sbatte, è proprio va via, batte le ali in plana, va in giro, fa dei voli, cerchio, si muove con eleganza assoluta. Questo corpaccione enorme, queste ali grandissime, è veramente un'eleganza incredibile. Già, e infatti secondo me appunto dico la regina, anche perché è proprio specifica di questo periodo, maggio o anche fine aprile sulle Alpi, ma comunque tendenzialmente maggio. Ecco qua, poi ci sono un po' di foto di repertorio, una serata in cui ne erano arrivate 3 o 4 addirittura, le avevamo alla fine della serata, le abbiamo messe da una parte, diciamo così, per evitare che i pipistrelli se le mangiassero. Dà l'idea anche delle dimensioni, no? Cercavo di fotografarla e ovviamente si è andata a posare nel di dietro, dove non potevo raggiungerla, però dà l'idea delle dimensioni, insomma, questo sulla mano, ecco. Ecco, sarà Enrico Stella che si ricorderà sempre la storia di quando andava con Armati e andava con le femmine dell'Eudia, soprattutto in natura, perché arrivavano in massa attirati dei feromoni, e qualcuno che ha toccato le femmine si era toccato che la patta di pantaloni, come fanno spesso i maschi. A un certo punto i maschi erano arrivati tutti sulle braghe lì, e non so se qualcuno si è toccato il sedere, visto che c'era i feromoni, di stare attenti dove si appoggiano, perché poi loro vanno lì. In questo caso credo di no, perché erano tutti maschi, però insomma, così. Ecco, insomma, se Enrico ci ascolta e conferma la storia, o comunque la storia è molto simile. Ecco, ricordatevi che poi i feromoni sono attrattivi, queste specie li usano moltissimo. Famosi gli esperimenti di Fabre, tu che frequenti la Francia e che hai visitato, lui che ha cercato di dimostrare come mai si attiravano mettendone anche una campana di vetro e sparando la pistolata per vedere se sentivano rumori che emettevano, che noi non sentivamo, se erano capaci di sentire. Infatti sono famosissimi gli esperimenti di Fabre, anzi... Colgo l'occasione per ripetere che se avete voglia di andare in libreria e
leggere un libro, diciamo, a carattere entomologico, è stato tradotto da poco, meglio, ritradotto da poco, appunto il libro di Fabre, quindi Ricordi entomologici, e insomma è una lettura interessante. Benissimo, allora abbiamo finito anche il tempo qui con te, è stato veramente eccezionale anche dei tempi, peraltro sono entusiasta di questa puntata, bellissimi argomenti entomologici, ma anche così bellissimo vedere queste cose di natura. Io penso che dovremmo tenere e fare anche un po' coleotteri di stagione, sai, c'è tanto da fare. Tu e dopo diventa lunga, coleotteri, dopo bisogna aggiungere le cavallette, le libellule, dopo... No, ma veramente ci sta, no? Perché dobbiamo riepilogare un po' le cose belle che ci sono e che è il momento di vederle anche, che passa poi, no? Eccetera, eccetera. Quindi mi pare un'ottima rubrica da tenere anche con altri gruppi e avremo una vita solo per fare questi, però merita, e magari qualcuno ci darà anche dei suggerimenti in futuro di cosa vorrà sentire parlare. Ecco, ti fanno i complimenti anche a te, ovviamente. Enrico Stella dice che l'audio è straordinariamente buono, confermo, ho visto che non sono state interruzioni, anche il collegamento con la Florida è stato fantastico, fantastico. Non diciamolo prima della fine però, perché... Guarda, hai tantissimi complimenti, guarda, te li faccio, sono tutti amici che ci seguono, eccetera, eccetera. Allora, io anche per te ho preparato, se tolgo la tua presentazione, anche per te ti ho preparato la vignetta del giorno, non è necessario ridere, però visto che parliamo di falene che volano anche di notte, eccetera, ovviamente, e mi sono ispirato, eccola qua. Adesso tra l'altro mi fai venire in mente, ho stimolato, mi fai venire in mente una cosa di cui mi piacerebbe parlare nelle prossime dirette, così anticipiamo, ovvero in realtà il problema dell'inquinamento luminoso. Salutiamo anche Tommaso che insomma, ci segue sempre con interesse, che appunto è adesso un po', diciamo, diminuito perché ci sono le lampade a LED che non attirano tendenzialmente le falene. Però si è visto in molte parti del mondo che l'inquinamento luminoso è un problema vero, influisce anche sui segnali delle specie, per esempio, che utilizzano proprio i segnali luminosi per comunicare, come le lucciole, per esempio. Guarda, fra un po' entreremo in stagione lucciole, spero di poter intervistare un grande esperto internazionale, magari adesso mi provo a contattarlo, sarà a farlo in inglese, però merita, perché poi lui segue tutte le associazioni internazionali che fanno questi eventi anche legati alla comparsa delle lucciole, però è un argomento veramente interessante. Sconosciuto ai più, anche la vita, il ciclo biologico delle lucciole, eccetera, e magari oppure ne parlerò io un attimo brevemente, così illustrando che specie tropicali ne incontrate tantissime, che peraltro non sono solo simili alle specie nostre, ci sono anche i lateridi, per esempio, che emettono luce e che volano in zone tropicali, in America Latina, eccetera. Sono animali fantastici. Benissimo, abbiamo concluso questo nostro spazio, siamo andati un po' a sfondare anche su quello che era lo spazio dell'agricoltura del suolo vivente. Io ti faccio fare le scuse in diretta, guarda, invito Andrea e Francesco a entrare con noi. Buonasera Francesco, buonasera Andrea. La prossima volta vi renderemo un po' di minuti. Ecco, perfetto. No, tranquillo. Ecco, noi abbiamo Andriamo Francesco che ha sempre la voce con l'elio. Parlavamo dell'audio prima, che era perfetto. Vabbè, lui hai parlato troppo presto, Riccardo. Che viene da un altro pianeta, probabilmente. No, come è stato parassitato da un imenottero anche lui stasera. Esatto. Ogni sera, praticamente. Deve combattere con qualcosa lì che sta dentro nel computer. Sarà un ectoparassita o un endoparassita? Un ecto e mezzo, diciamo. Ecco. Un ecto e mezzo, esatto. Benissimo. Andrea, intanto che Francesco, tu Riccardo, se vuoi rimani con noi, se hai voglia, se no io ti metto, dimmi se vuoi che ti lasci in connessione o se... Lasciami pure. Perfetto, perché l'argomento veramente, Andrea è una persona, come hai visto, pazzesca, sta facendo un dottorato bellissimo al Daphne, lui era già un personaggio prima di entrare in dottorato, ha grande passione per la materia agricoltura sostenibile, il futuro, eccetera, e si occupa in maniera fantastica veramente di portare un'agricoltura in modo pratico, funzionale, economicamente sostenibile, anzi, che ci dà la possibilità di vedere anche un futuro. Ecco, qui intanto c'è qualche messaggio ancora che ti arriva
sulla falena, San Severo in pianura, ecco, va benissimo. Anche se devo dire che in Sud Italia sono messi un po' meglio come inquinamento, quindi... Certo, allora diamo un messaggio anche positivo per il Sud. E Francesco, come siamo messi con la voce? Provo a sentire adesso. Oh, ottimo, sei tu, se ti riconosciamo, perché prima avevamo qualche dubbio. Perché prima eravamo collegati con la Florida, abbiamo sentito che è stato hackerato dallo Stato, pensavo che ti avessero hackerato. Ci sentiamo benissimo, Francesco. Sì. Allora, intanto ho introdotto Andrea. E gli va ho bene, fatto va bene, ogni volta ci vuole un po' di... E non so se Andrea poi ha portato anche qualcosa da farci vedere nel frattempo, perché oggi parleremo ancora di cover crops, lascio a Francesco poi così portare avanti anche questo tipo di dialogo come presidente dell'Associazione Suolo Vivente che porta avanti tantissime iniziative che si occupano, e tu fai parte anche Andrea di questa associazione, ma che si occupano di promuovere l'agricoltura sostenibile e la riduzione anche dell'impatto nell'ambiente, ovviamente non solo nel luogo dove... conseguenza del territorio che ci circonda. Adesso che mi sentite, bene, voglio concludere i miei complimenti a Riccardo Poloni, perché non solo è interessante dal punto di vista scientifico, ma è anche molto interessante come fotografo, perché fa delle fotografie. Ah, è importante anche. Allora, siccome il suolo vivente, siccome il suolo vivente e l'agroforestazione sono tecniche agronomiche, agroecologiche molto difficili da attuare, ma che portano alla biodiversità, perché non vieni in una delle nostre aziende agricole a fare delle fotografie di insetti? Io quelli che vedo hanno dei colori meravigliosi da me, e li vedo solo da me, e penso che se un fotografo professionista venisse e mostrasse anche agli agricoltori, ai consumatori soprattutto, ai quali poi il prodotto del suolo vivente deve essere diretto, se noi riuscissimo a far vedere che tutti questi colori meravigliosi ci sono anche in pianura padana, non necessariamente soltanto in posti distanti e disagiati, forse potrebbe essere un sistema per stimolare gli agricoltori a queste tecniche, a questa ricerca di biodiversità. Quindi Riccardo, sei a sua era, io ma guardi che è un personaggio impegnato Riccardo, no, ma verrei molto molto volentieri, anche perché proprio secondo me, come dicevi giustamente tu Francesco, la potenza della fotografia naturalistica, poi io in realtà ti ringrazio per i complimenti, io in realtà faccio quello che posso, quelli bravi sono degli altri secondo me, però la potenza secondo me della fotografia naturalistica è proprio quello che dicevi tu, cioè di far apprezzare delle cose che normalmente nessuno conosce anche proprio ai più, insomma, mi farebbe molto piacere. In questo momento sono un po' scomodo, devo dire, perché sono a 900 chilometri di distanza, però... Un giorno o l'altro torni e allora, prima che tu torni, mi mandi una mail, la mandi a Enzo, e in qualsiasi stagione dell'anno io vedo, ormai sono 12 anni che io non aro più la terra, e quindi c'è un e sono 10 o 12 anni che ho piantato arbusti, alberi, e io vedo i colori nella mia azienda agricola e non li vedo nelle aziende agricole coltivate in modo tradizionale. Ecco, allora, è vero quello che dice Francesco, però lui non vuole far vedere il suo territorio. Io mi sono messo lo sfondo dietro di Villa Dose, come vedete, dove c'è lui l'azienda, come lavorerebbe lui probabilmente. E portarmi anche a molto modo molto poetico più sull'argomento, però stamattina abbiamo fatto dei video, e se riesco a portarli fino da Enzo magari una sera li fa vedere i video che abbiamo fatto li guarderò, poi quando ho un po' di tempo te li guardo e te li sistemo, sicuramente li faremo vedere, cioè, a parte gli scherzi, lui sta facendo un lavoro straordinario, trovando un territorio che altri hanno degradato, lo sta trasformando in un paradiso dell'agricoltura. Non voglio però portare via altro tempo al dottor Fasolo, che è il nostro ospite di questa sera. Grazie grandissimo Andrea.
Eccomi, allora, buonasera, buonasera di nuovo anche da parte mia. Ho provato a condividere lo schermo, non so se Enzo... Sì, lo stiamo già vedendo. Ok, perfetto, perché allora io in questo momento invece vi ho perso come immagine, ma continuo a sentirvi. Riprendo un po' il filo di un discorso che abbiamo cominciato parecchio tempo fa, ancora quest'autunno, sulla copertura del suolo e tutta, diciamo, questo favorire la biodiversità vegetale che serve proprio a favorire e a ottenere i risultati di cui si stava parlando in questo momento, appunto poi sulla biodiversità degli insetti e sulla biodiversità animale. E noi veramente abbiamo come strumento in mano, come agricoltori, quello delle piante, la biodiversità vegetale. E allora, grazie all'utilizzo intelligente del vegetale, noi riusciamo a favorire un ecosistema e a ottenere tutta una serie di servizi ecosistemici da queste colture. E qui ho ripreso molto rapidamente quali sono i quattro principi del suolo sano, quello che in inglese viene chiamato soil health. Si parte ma è solamente l'inizio, quello di ridurre il disturbo, di minimizzare il disturbo. Gli aspetti che sono fondamentali sono quelli di mantenere il suolo coperto e cercare di mantenerlo il più a lungo possibile con una radice viva, significa con una pianta viva che quindi fa fotosintesi, e cercare di stimolare il più possibile la diversità. Vedete che addirittura ripetuto 3 volte diversità, diversità, diversità. Tutti questi aspetti ci portano a costruire un sistema che va, diciamo, oltre a quello che era il modo classico di intendere l'agricoltura conservativa, che appunto aveva gli stessi 3 pilastri, diciamo che quello della radice viva era meno ben spiegato, e appunto si partiva con la non lavorazione, la copertura magari con un residuo morto e poi la rotazione. Tuttavia, qual era l'ordine di importanza di questi 3 pilastri? Probabilmente per tanto tempo si è data enfasi alla non lavorazione in sé. E sotto, nelle 2 foto sotto, ho riportato 2 foto che arrivano dagli Stati Uniti, di 2 appezzamenti di cotone vicini l'uno con l'altro, entrambi da molti anni in agricoltura conservativa, quindi in assenza di lavorazione. Tuttavia, nell'appezzamento, nella foto di destra, era stata introdotta una cover crop, era stata introdotta una copertura vegetale. E vedete, a fronte della stessa piovosità, quale sia stato l'impatto di questa semplice tecnica. Per cui l'introduzione di questi concetti ci porta a gestire in maniera ottimale l'acqua, ad aumentare, a fissare più CO2, più sostanza organica nei nostri suoli e sviluppare veramente una fertilità sotto da un punto di vista estremamente ampio. E già negli anni, a fine anni 40, quindi ancora agli albori dell'agricoltura conservativa e di queste azioni che erano state sviluppate negli Stati Uniti per preservare i suoli da quello che avevamo visto anche in passato, i famosi Dust Bowl degli anni 30, già in quegli anni cominciava a esserci però una riflessione su quelli che potevano essere i risultati ottenuti, portati a casa con gli investimenti che venivano fatti dai programmi nazionali di conservazione del suolo. E si stava davvero cominciando a mettere in discussione una mentalità che era diversa, che era sbagliata e che doveva cambiare. E questa frase così abbastanza importante, questa frase da scolpire, potremmo dire, che continuiamo a ripetere gli stessi errori, gli stessi sbagli, sperando in dei risultati differenti. Davvero questo cambio di approccio che doveva cominciare a instaurarsi. E quindi questa sera vi voglio così introdurre molto brevemente a un argomento che è quello della gestione degli infestanti. L'abbiamo visto in diverse altre puntate, abbiamo toccato più volte questo argomento in maniera, diciamo, un po' marginale. Questa sera cercherò di introdurvi in maniera un po' più strutturata all'interno di questo argomento e parto con una foto che secondo me così è molto d'impatto,
che è questa semina di un frumento in questo campo che ha un aspetto così un po' strano, un po' rosso, ma in realtà è semplicemente una stoppia di grano saraceno che era stata trebbiata da pochi giorni. Ecco, questa foto viene dal mio paese, è uno dei miei confinanti, questo campo, e in questo campo vediamo che ci sono alcune chiazze di infestanti, alcune chiazze verdi, non riusciamo bene a capire da questa foto di cosa si tratta, che stanno emergendo in un campo che era stato da poco seminato a mais. Bene, questo campo ovviamente lo vedete, è tutto bello lavorato, la terra molto fine, non c'è un infestante, a parte appunto quelle tre macchiette lì. Davvero un panorama che potremmo dire estremamente comune e normale nelle nostre campagne attuali. Questa foto la riporto per quale motivo? Perché così si pensa che la lavorazione sia uno strumento talmente ormai datato, talmente antico e quindi talmente tanto efficace nel combattere le infestanti che sia impossibile gestire le infestanti abbandonando le lavorazioni. In realtà, se torniamo indietro nello stesso campo di poche settimane prima e poche settimane precedenti alla semina di quel mais, vediamo che le stesse tre chiazze di cirsium, in questo caso, quindi di cardo, erano presenti nel campo e la lavorazione non ha fatto assolutamente niente, non ha avuto assolutamente nessun impatto. Se ci spostiamo a un altro campo, in un altro mio vicino, perdonatemi la qualità della foto, ma poco importa, era un trivomere con un trattore abbastanza grosso che stava lavorando, era in pausa pranzo in questo momento. Vedete quel terreno arato a gennaio, come si presenta poi nel mese di aprile. Quindi di nuovo le lavorazioni, questo mito che le lavorazioni servano a controllare le infestanti, in realtà davvero ha delle basi estremamente poco solide. Quello che invece possiamo fare è quello di stimolare, di combattere con le armi della natura, potremmo così dire, le infestanti. E, capendo un meccanismo che è alla base di tutti i suoli... solo anche per rompere un po' così, tu stai dicendoci una cosa estremamente importante che è una delle spine sul fianco, di chi vuole cominciare anche a gestire in modo diverso, cioè il diserbo, la gestione degli infestanti. Questo è uno dei punti fondamentali, no? Esatto. Sicuramente hai preso come esempio delle infestanti come il cirsium, che hanno delle radici molto profonde, le quali secondo me ogni volta che vai a lavorare il terreno si approfondiscono sempre di più, come se la pianta stessa avesse un'intelligenza sua di dire: se l'agricoltore lavora a 30 centimetri io metto la radice a 40 e così. È possibile sempre. Questo? E secondo me è assolutamente possibile e credibile. Sicuramente altre erbe possono essere combattute dalle erbe infestanti. Ma la via giusta è quella che stai dicendo. Una pianta pioniera. Il cirsium è una pianta pioniera, assolutamente. Quindi più smuove il terreno, più è contenta. Sì, sono tutte piante, sono tutti organismi vegetali che vivono bene in sistemi estremamente disturbati, come sono appunto tendenzialmente, mediamente, i suoli coltivati. Sono dei sistemi in cui, soprattutto con le lavorazioni e poi con l'uso di fertilizzanti, con l'uso di vari prodotti fitosanitari, con questa alternanza di periodi in cui c'è una coltura che noi cerchiamo di proteggere, se la potessimo mettere sotto una campana di vetro saremmo probabilmente più contenti, e poi mesi e mesi in cui vorremmo che ci fosse il deserto, che non ci fosse un organismo vegetale a disturbare questa campagna desolata, ecco. E quindi effettivamente è vero, se vogliamo possiamo vederla anche come una strategia di sopravvivenza, quella del cirsium. In un certo senso, se noi gli portiamo un disturbo costantemente tutti gli anni a 10 o a 20 o a 30 centimetri, lui ovviamente cercherà di scappare a questa zona disturbata e cercherà quindi di approfondire le proprie radici. E tra l'altro lui, come anche altre piante perennanti, più le lavoriamo e più rischiamo di moltiplicarle, per cui in realtà crediamo di stare di star facendo un'azione con cui stiamo combattendo quell'organismo indesiderato, in realtà lo stiamo in un certo senso favorendo. Ecco. E quindi in questa...
In questa slide ho messo a confronto due approcci, potremmo così dire, due sistemi. Vediamo sulla sinistra due stoppie di frumento, in alto e in basso, mentre sulla destra due campi da cui era appena stato raccolto del mais. Tuttavia, nella parte superiore della slide, sia che si tratti di frumento, sia che si tratti di mais, quel verde che si comincia a vedere che ripopola il nostro campo sono infestanti. Quindi è questa tendenza, questa esigenza, potremmo quasi dire, del suolo di ricoprirsi di una pianta verde, di una pianta che sia attiva fotosinteticamente. Qual è l'insegnamento che dovremmo trarre da questa osservazione, da questa cosa che vediamo comunemente accadere su tutti i nostri suoli? L'insegnamento che dovremmo trarre è quello di dover in qualche modo suggerire noi o fornire noi la pianta ideale perché il suolo torni a coprirsi, torni a rivegetarsi. Ti fermo un momento per sottolineare il fatto che le erbe infestanti crescono tutti su suoli non lavorati e crescono in maniera meravigliosa. Ah, esattamente. Lavorare il suolo le diminuisce la crescita. Se ho capito bene, stai dicendo questo? Sì, sì, sicuramente lavorare il suolo diminuisce la crescita, ma il fatto che l'erba infestante cresca bene senza aratro ti va a spiegare che anche l'erba che tu vuoi coltivare la puoi seminare senza aratro. Certo, questa è la cosa che volevo appunto sentire meglio, perché altrimenti non si capiva. Tu vuoi dire proprio questo, che è la dimostrazione, no? Sì. Sì, la lavorazione in un certo senso è una sorta di reset, permette di eliminare in quel momento tutta la vegetazione presente. Però il problema delle infestanti, diciamo così, il problema delle piante spontanee infestanti che possono portare una competizione, quindi possono portare un danno alle nostre colture, alle nostre piante coltivate, invece non viene risolto. È semplicemente una soluzione momentanea e in parte un spostare in avanti, un portare in là nel tempo la problematica dell'infestante senza risolverla veramente alla base. E se continuiamo nella descrizione di questa slide, nella parte sottostante invece vediamo uno stesso campo di frumento e di mais in cui invece abbiamo introdotto noi una pianta che facesse, diciamo così, il ruolo ecologico che nelle due foto superiori stava facendo, svolgendo la pianta infestante. Proprio quello spazio in pratica libero di fatto, no? Esattamente. Nella parte... magari, no? Bisogna che sia molto competitiva anche rispetto alle infestanti. Senz'altro, difatti nella parte del frumento avevamo una leguminosa foraggera, che quindi è una pianta poliennale, che quindi potevamo anche sfalciare, che poteva anche produrre una buona biomassa, ma su cui potevamo anche intervenire meccanicamente, per esempio con uno sfalcio, con un taglio per eliminare eventuali infestanti che potevano poi svilupparsi. Un trifoglio, stai parlando di un trifoglio? O... Per esempio, sì. Potrebbe essere trifoglio, potrebbe essere erba medica, potrebbero essere diverse specie che possiamo utilizzare. Pensavo l'erba medica non è troppo, anche lei invasiva, dopo crea una struttura nel terreno che non consente facilmente poi di intervenire nella semina successiva. Se può dar problemi, chiedevi. Sì, è un po' più consistente la sua attaccamento al terreno, diciamo, rispetto al trifoglio. E magari poi nella lavorazione successiva la semina può creare difficoltà. In effetti non è così facile. Effettivamente è vero, non è così scontato poi riuscire a seminare correttamente in una leguminosa, ma ho preparato alcune cose, magari arriveremo a vederle in una prossima puntata, non so se magari la prossima settimana più avanti. Perché vi farò vedere e vi accompagnerò poi in alcuni esempi di utilizzo anche delle leguminose. E dall'altra parte invece delle piante annuali, in questo caso c'era del rafano, ma nel mix c'erano anche altre piante,
che invece possono essere piante comunque molto competitive, piante molto adatte anche a crescere, a, diciamo in un certo senso a comportarsi come un infestante, perché quello che diceva prima Francesco, nascere anche in condizioni un po' difficili, nascere sul suolo non lavorato, in delle condizioni in cui la coltura da reddito è appena stata raccolta o addirittura deve essere ancora raccolta, e quindi dobbiamo in qualche maniera cogliere impreparate le infestanti, dobbiamo agire preventivamente contro di loro, fornendo però al sistema, all'agroecosistema, un organismo che assolva le stesse funzioni. Scusate, certo, interrompo, ma visto che Riccardo è con noi ne approfitto. Riccardo, qui c'è uno spazio enorme per gli entomologi, per gli epidotterologi, cioè certo. Magari parlare non solo Raffano, perché loro devono, anche Andrea, paura Andrea, deve attingere a quello che c'è sul mercato approvato che si può seminare. Ma domani chissà, magari qualche pianta che va bene che le vanesse, qualcuna che va bene, qualche altra specie che magari aumenta gli insetti impollinatori, quelli che favorisce il bruchi di alcune farfalle. Tra l'altro si possono mettere anche proprio nelle se non sbaglio, io non sono un agricoltore, ma quelli che si chiamano terreni residuali, no? Quelli che rimangono alla base dei terreni o dove si passa col trattore, si possono seminare un sacco di cose che poi ovviamente vanno, se ci sono le farfalle, le api, gli altri insetti intorno, vanno anche poi dentro al campo. Insomma, avremo tanto da fare, quindi anche sia per produrre le sementi e le piante che poi per studiare qualcuna di queste che può migliorare la biodiversità del luogo. Chiedo scusa Andrea, mi inserisco anche con questi appunti, no, visto ma... che Riccardo che è con noi, che vive, diciamo, questa realtà tra natura e scienza e l'antropizzazione, anche poi vede scomparire le specie a causa di attività umana. Dal punto di vista quindi agronomico, l'idea che suggerisci tu, Andrea, è quella di permettere a un'erba interessante di occupare lo spazio che altrimenti sarebbe comunque occupato da erbe infestanti. E l'erba interessante, tu ci hai mostrato una leguminosa, un trifoglio associativo alla raccolta del frumento, e il trifoglio già nei tempi antichi veniva seminato nel mese di febbraio in mezzo al frumento, perché poi avrebbe prodotto uno sfalcio successivo al suo rovescio, oppure un rafano che mi sembra che di vedere seminato dopo un mais raccolto in ottobre o novembre. Direi che quella fotografia è del mese di novembre, perché gli alberi sono ormai senza foglie, e quindi vuol dire che al mese di novembre il campo, quello lì fotografato, era già coperto da rafano. Esatto, mi riaggancio un attimo a quello che aveva giustamente detto Enzo. Allora effettivamente andiamo ad utilizzare in maniera importante le leguminose, e poi andiamo a utilizzare anche in maniera molto così innovativa, se vogliamo, le brassicacee. E queste sono piante che effettivamente hanno una fioritura che è molto appariscente, che può essere anche molto interessante per molti insetti utili o anche di cui non si conosce diciamo già un'utilità così agronomica, una spendibilità agronomica, se mi permettete il termine, di cui in un certo senso quindi non sappiamo se ci sia un ruolo positivo quantificabile anche per l'attività agronomica, ma di cui semplicemente possiamo interessarci da un punto di vista di ricchezza, di biodiversità all'interno dei nostri campi, perché effettivamente è possibile utilizzare tutte le tale produttive. Trifoglio, manca l'erba medica, ma trifoglio è una pianta splendida per la biodiversità di pollinatori. Cioè, arriva a fiorire questo trifoglio, poi come crop, arriva anche a fiorire un po'. Sì. Lo fate arrivare prima. Anche con la classica tecnica della bulatura, per cui con quello che diceva Francesco, la trasemina primaverile, arriviamo verso fine estate, per cui diciamo nei nostri climi potrebbe essere verso fine di agosto circa, potremmo avere già una buona fioritura ed eventualmente anche uno sfalcio per utilizzo zootecnico, per esempio, se uno potesse avere l'interesse di utilizzarlo.
Ecco, però la cosa su cui mi piaceva un attimo approfittare dell'assist che mi avete dato è quello che con queste tecniche riusciamo a non soltanto andare a utilizzare e magari valorizzare anche tutte quelle aree improduttive, le capezzagne, oppure le fasce sotto le rive, le fasce agroforestali, queste terre, oppure degli angoli improduttivi e via dicendo, con queste tecniche e con queste finalità, ma in un certo senso possiamo far diventare il campo stesso, per un periodo magari limitato dell'anno, ovviamente non tutto l'anno, possiamo farlo diventare una sorta di oasi di biodiversità o comunque una zona che può favorire e far rinascere una certa quota di biodiversità. Possiamo avere per esempio con l'utilizzo delle cover crop anche delle fioriture tardo estive. Andrea, abbiamo finito il tempo, se vuoi fare delle conclusioni che magari portiamo alla prossima, anche che è veramente un sacco di argomenti e sono tutti da approfondire, anche con interloquire un attimo per capire meglio. Allora, commento brevemente questa foto, poi ve ne faccio vedere un altro paio molto molto rapidamente e poi chiudiamo qui. Allora, questo era un campo di, questo che vedete nella foto che è apparsa in un secondo momento, era un campo di senape che era stata seminata come cover crop e di cui però era rimasto fuori quest'angolino che vedete verde. In questo caso era di un'azienda biologica, tra l'altro legata a una ditta costruttrice di seminatrici, e appunto erano riusciti con una importante dose di senape bianca, che poi diventa geliva, per cui con l'inverno muore naturalmente e non servono ulteriori interventi, a controllare in maniera estremamente importante il loieto, che era invece una pianta, un infestante problematica in quell'appezzamento. E quindi qui torniamo su questo concetto che, vedete, questo campo di frumento, un esempio che potrebbe essere relativo a moltissime situazioni, che si stava progressivamente verso fine primavera sporcando di infestanti. Se noi invece andiamo a introdurre noi una sorta di pianta infestante, in questo caso torniamo sull'esempio del trifoglio, ecco che andiamo ad ottenere sostanzialmente lo stesso risultato, ma con una pianta che per noi è molto più vantaggiosa e che può darci molte più soddisfazioni. Questa è una foto che mostra il trend dell'accumulo di resistenze. Viene dall'Argentina, ma ormai è una cosa diffusa a tutto il mondo, all'interno di alcune piante infestanti. E vedete che nel corso degli ultimi anni il trend è cresciuto in maniera estremamente impressionante e preoccupante. E quindi quello che riusciamo a ottenere grazie a questo uso sapiente delle cover crop potrebbe essere quello di andare a limitare e risolvere anche una serie di problematiche legate agli infestanti, che sia un controllo meccanico armi pari contro gli infestanti, perché loro diventano resistenti, ma in questo caso abbiamo un'altra pianta che può evolversi ugualmente e migliorare con le stesse tecniche. Bene, abbiamo finito, magari ne parliamo la prossima volta perché andiamo troppo oltre i tempi. Anche per te, dopo lascio la conclusione anche a Francesco, io ho preparato, anche per sorridere sempre un po', una vignetta, ovviamente no, dovrei sorridere un po' di più tu, forse con i denti stretti. Ecco. Allora, aspetta che intanto... Che questa cover va bene? qua hai pescato una foto che viene da una vita fa in Puglia in visita. Non sei quello di destra tu, sei quello di sinistra, ti ricordi là? È andato a pescare, sei proprio tu che stavolta entrato nella vignetta, quella cover effettivamente supera tutte come redditività. Ecco, abbiamo finito il tempo, Francesco ti lascio le conclusioni, Riccardo se vuole dire la sua anche. In realtà io non ho niente da dire se non che faccio i complimenti, perché effettivamente e insomma, bisogna portare avanti con coraggio una nuova idea di agricoltura, secondo me, perché... Ma soprattutto non è soltanto una nuova idea, è un'idea che promuove nuovi lavori nella ricerca scientifica, nuovi lavori nella selezione di sementi, nuovi lavori nella vendita dei prodotti che hanno una valenza paesaggistica, e quindi è una nuova idea che ha grandissimi significati di agroecologia.
Quindi grazie veramente Andrea per la tua descrizione e ti aspettiamo la prossima serata. Allora io ringrazio Giovanni e Davide del Po che sono stati con noi prima, le ricordo docenti dell'università, ricercatori dell'Università di Pisa e dell'Università Centrale della Florida, ringrazio Riccardo Poloni, Francesco Daschio, Andrea Fasolo e ovviamente tutta la Butterfly Arc, la provincia di Padova, Paolo Sardena che ci segue, la B-Movie che tecnicamente ci supporta e ci vediamo mercoledì prossimo, sempre, sempre in forma, sempre questi argomenti straordinari e sempre più forti. Grazie a tutti quanti, buonanotte. Grazie, grazie, grazie. Grazie mille, buona serata. Buona cena. Sì, ormai è buio, lo vedo già buio, io buona serata. Ciao a tutti, c'è ancora da fare, dai, fino a sera. Ciao, ciao. Ciao.